Accanto a me il sindaco di Bagalati, Santo Monorchio. Buonasera. Buonasera. Questa sera si è discusso largamente sulla produzione dell'olio, i pro, i contro, le difficoltà. Un convegno molto importante. Ci sono stati altri eventi di questo genere? Diciamo negli ultimi tempi no. Tenga presente che intanto che io sono un sindaco eletto il 25 di maggio, quindi anche se ho un'esperienza in questo paese di sindaco, però risale a circa 13 anni fa, quando ho fatto per un decennio il sindaco. E questo evento questa sera mi lascia molto soddisfatto, intanto perché è stato organizzato non dal comune ma dalla Proloco, quindi vuole dire che in questa comunità c'è questa esigenza di diventare protagonisti, come dire, del proprio destino, perché oggi proprio se non vogliamo uccidere la speranza dobbiamo pensare che le cose così come sono non possono continuare. Questo è un paese che altrimenti andrà a finire spopolato, perché siamo appena 1050 abitanti, quindi rischiamo di scendere sotto i 1000, che è un'asticella che proprio non vorremmo varcare. E quindi questo protagonismo fatto da un'associazione con la presenza di tanti giovani veramente ci soddisfa molto. In una comunità come Bagalati, la produzione dell'olio può portare dei miglioramenti? Assolutamente sì. Tenga presente che una vecchia stima, diciamo che faceva risalire la consistenza della produzione circa 7.000 quintali di olio, che è una cifra piuttosto rilevante, diciamo nella cosiddetta annata di piena, perché sa, qui si susseguono le stagioni, quella di piena con quella di scarica, quindi una quantità enorme. E da un punto di vista economico questo non si traduce in una vera ricchezza, perché ormai il prezzo dell'olio è veramente basso, veramente irrilevante, oserei dire. Durante il convegno le ha parlato che nei primi di settembre ci sarà una discussione al comune in cui si parlerà del regolamento del chilometri zero. Ne vuole parlare? Sì, diciamo che questo è stato un tema mio anche in campagna elettorale, perché ravvisavo l'esigenza di concentrare le energie dell'amministrazione, del comune, nel settore agroalimentare. Giorno 2 di settembre faremo un consiglio comunale e approveremo il regolamento del mercato a chilometri zero. Un regolamento che mi dispiace di non avere, altrimenti ve lo darei perché, diciamo, ne prendeste coscienza di come è articolato. Comunque più o meno funzionerà dando spazio ai produttori e alle produzioni locali, e prevede la tracciabilità dei prodotti che poi andranno a finire in questo mercato. Secondo lei, il percorso culturale del paese di Bagalati deve essere cambiato, quindi avere una maggiore mentalità aperta a quelle che sono le iniziative. Vediamo come il comune di Bagalati è aperto anche a cooperare, a essere coeso anche con altre associazioni. Sì, assolutamente. Beh, tenga presente che questa è una comunità che ha una tradizione politica, una tradizione sindacale di tutto rilievo, pur trattandosi di un paese interno, di un paese fondamentalmente fatto di agricoltori. Le nostre radici sono nell'agricoltura, però è un paese molto vivace. Diciamo che nel settore proprio dell'agricoltura noi accusiamo un ritardo culturale, perché ha prevalso, come è emerso anche dal convegno di stasera, questa agricoltura fatta anche di sentimento, quindi che invece quindi legata alle tradizioni, legata alle consuetudini, che come sa sono dei grandi valori, ma spesso non fanno funzionare poi una impresa, un'azienda per farla stare sul mercato. Quindi alla fine diventa un limite. Sì, sicuramente per far sì che ci sia un fiorimento, è vero, bisogna che ci sia l'affettività, quindi un certo amore per la propria terra, però deve essere seguita anche dalla concretezza. E sicuramente i giovani di questo paese potrebbero far sì che questo possa essere. Sì, è vero che molte delle nostre energie migliori
sono andati via, hanno lasciato il paese, in questo periodo magari ce le ritroviamo qua perché ritornano per la pausa estiva, per trascorrere le vacanze, però abbiamo anche tanti giovani che ancora sono qui e dobbiamo fare di tutto per trattenerli. Io sono sicuro che loro diventeranno i protagonisti di una nuova stagione. Noi per esempio già vediamo un segnale, che è tra l'altro uno dei problemi che dovremmo risolvere in questi giorni, che riguarda le iscrizioni alla scuola dell'obbligo, voglio dire. Però il fatto che sono aumentate di quasi 20 unità le iscrizioni in un paese così piccolo alla scuola dell'obbligo, quindi materna, elementare e media, significa che qualcuno si è sposato ed è rimasto qui, qualcuno ha messo al mondo dei figli, e questo è veramente una cosa positiva che noi salutiamo benevolmente, ovviamente. L'appuntamento di questa sera avrà un seguito? Certamente, non magari con manifestazioni necessariamente come quella di stasera, ma spero ce l'avrà magari in sedi dove queste tematiche possono essere circoscritte, possono essere approfondite, possono essere, come dire, anche proprio caratterizzate dal fare, perché noi qui abbiamo bisogno di una politica del fare, perché è giusto affrontare questi temi nei dibattiti, ma come è stato suggerito dagli esperti che erano qui presenti, alla fine se si deve fare una cooperativa, per esempio, questa cooperativa alla fine deve nascere, non bisogna solo predicarla, bisogna realizzarla, bisogna mettere insieme le persone e queste ci devono credere, devono scommettere. In bocca al lupo, ringrazio il sindaco di Bagalà di Santo Monorchio e alla prossima. Grazie per darci questo spazio. Grazie.